Benvenuti alla tredicesima puntata di Electric Motor News, il primo e unico programma televisivo italiano dedicato esclusivamente alla mobilità alternativa ecologica, come ben sapete, che ormai da oltre 10 anni è in onda per informare di tutto quello che offre il mondo della mobilità senza inquinare. E noi in questa puntata daremo un ampio spazio all'energia solare, sia con dei pannelli solari, con delle barche solari, e anche con degli aerei solari, perché c'è anche il Solar Impulse che sta compiendo il giro del mondo con un aereo completamente alimentato da energia solare. Vedremo anche poi dei servizi di una vettura sportiva, una Concept a idrogeno, e le news della sostenibilità del gruppo BMW. Ed è con questo, con il gruppo BMW, che iniziamo con il primo dei servizi che avevamo programmato per voi, con il rapporto della sostenibilità del BMW Group. Il rapporto 2015 sulla valutazione di sostenibilità ambientale del gruppo BMW ha messo in evidenza i grandi risultati raggiunti dalla gamma nell'abbattimento delle emissioni di CO2 inferiori del 39,5% rispetto al 1995 e i consistenti risparmi, pari a 158 milioni di euro, ottenuti grazie agli interventi sui complessi industriali. Un impegno che guarda al futuro della mobilità in chiave ecologica. Debutto il 7 marzo scorso al Centenary Event nella Sala Olimpica di Monaco, esattamente a 100 anni dalla nascita dell'azienda bavarese del BMW Vision Vehicle, frutto del programma BMW Vision Next 100. Un'auto futuribile che unisce la sportività della coupé con l'eleganza dinamica della berlina e dove l'interazione tra guidatore, passeggeri e veicolo è massima, grazie alla possibilità di personalizzare il comportamento in funzione dei diversi percorsi e addirittura di trasformare l'abitacolo secondo le esigenze più varie. BMW Vision Next 100 si articola in un tour mondiale con tappe che prevedono anche il debutto di Vision Vehicle dei marchi Mini e Rolls-Royce e BMW Motorrad.